Presidente, allora, primi passi della nuova stagione, a che punto siamo? Sono molto soddisfatto del lavoro che sta facendo il direttore. Certamente la squadra ancora non è al completo, però si stanno facendo delle considerazioni, e delle valutazioni molto attente, e questo credo che vada a beneficio poi dei ragazzi che saranno con noi. Non vogliamo lasciare nulla di intentato, su ogni calciatore che deve essere scelto vengono verificate un po' tutte le caratteristiche, sia dal punto di vista umano, dal punto di vista personale, dal punto di vista delle qualità, quindi credo che così facendo magari corriamo meno rischio di trovare poi magari giocatori che in qualche maniera poi non rispondono alle nostre aspettative. Ci sarà da fare degli inserimenti, per primo i portieri, poi probabilmente senz'altro un giocatore in attacco, poi vedere la questione di Minardi. Nel giro di credo di una settimana sapremo più o meno a questo punto se possiamo contare su di lui o meno. Sta facendo una visita, sta facendo insomma delle terapie che in qualche maniera ci faranno capire se può essere un giocatore quindi recuperato e quindi da allinearsi insieme con gli altri, o se viceversa non possiamo farci conto. Auguriamoci, insomma, è un buon giocatore, speriamo che la cosa che possa rimanere con noi. Ne hai approfittato anche per fare un aggiornamento sul discorso stadio, a che punto siamo in sintesi? Dunque, stanno andando avanti i lavori sulla tribuna ovest, inizieranno in settimana entrante il montaggio dei seggiolini, quindi io voglio augurarmi che per la prima decade d'agosto i lavori sulla tribuna ovest siano completati. Per quanto riguarda la tribuna nord, come ben sapete, insomma, tuttora la situazione è in evoluzione, perché è stato dato l'incarico a un ingegnere che, voglio augurarmi, come mi ha promesso, che di qui al 10-15 d'agosto ci potrà dare quelli che sono i risultati della vulnerabilità sismica. Come sapete c'è un'idoneità statica su questa struttura che vale fino al 30 giugno del 2020, manca questa verifica di vulnerabilità sismica. Voglio sperare che i risultati di questo esame siano in qualche maniera così, insomma, non preoccupanti, tali da consentire eventuali opere di intervento, ma nello stesso tempo, come noi vogliamo puntare assolutamente, ci sia la possibilità di chiedere almeno una riapertura provvisoria